ciao a tutti, serata finale qui in questo ristorante a mangiare tempura della camera, faccio un po' di spazio, mettiamo lì in mezzo, sì, il tè, no, no, puoi mettere un altro tavolo, non lo voglio, se lo porto lì. Figura di merda come sei qui. No, piuttosto quando viene glielo diciamo, ma non è che lo metti nell'altro tavolo. Ma non ti preoccupare, se lo vede nell'altro tavolo lo porta via, mica lo butta per te. Vabbè, il mio amico vuole farsi fare figuracce. E per far capire che non ci serve. Mi fai segno come arriva sulle porte. Oh, comunque, sono qui a mangiare tempura, è la prima volta in questo viaggio che mangiamo la tempura. Con l'udon, bello, con la soba, scusate, bella calda. E siamo andati a fare un giro in quest'ultima oretta dal Mandarake. Poi ci hanno cacciato, non è neanche un'oretta, mezz'ora. Poi ci hanno cacciato perché chiudeva alle 8, siamo arrivati alle 7 e mezza. Adesso abbiamo un po' di fame e vi dico com'è questa ottima soba. Buono, è spaghetti in brodo tipo ramen, non è che c'è tanta differenza. E mi trovo su un ristorante sulla Chuodori di Akihabara, ce ne sono diversi, ho scelto questo perché volevamo mangiare la tempura che ancora non abbiamo mangiato. Menù che ho pagato 980 yen con le macchinette, guardate, quelle sono le macchinette per ordinare, andate lì, sono anche in inglese, almeno qui ce li hanno anche in inglese, e non l'ho visto, no, senti, gli ho fatto il segno di portarle via, non le avevo mica viste. E niente, ci sono appunto le macchinette per ordinare e voi andate lì, selezionate l'inglese in questo caso e mettete i soldi, selezionate il piatto, mettete i soldi, vi dà il resto, se vi deve dare il resto, e date il bigliettino che vi esce alla cameriera e vi porta il piatto. Tempura, un mix tra verdure e pesce. Veramente squisito, ovviamente sotto la tempura, vedete, c'è sempre il riso. Loro ci hanno portato il tè, o meglio il tè è sempre, in questi ristoranti è sempre sul tavolo. Però cioè, il tè delle 5 è amaro, fa schifo, non ci piace a noi. Abbiamo chiesto l'acqua, come sempre. Dopo cena partiti nel sala giochi, perché non ho ancora provato, ma ci siamo qua, la chiamala. Niente, poi un'oretta, poi andremo in albergo, domani viaggio a Sendai, quindi ora finisco la mia cena, vi saluto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, la mia pagina Facebook già per non farlo parlare adesso in Giappone nel cuore, mettete tanti mi piace al video, ciao ciao!